Iniziare in questa maniera inquietante. Salve a tutte ragazze, questo qui è... questa qui è la Serena. Ciao! Okay. Non mi riuscivo ancora a ridere, cioè sto così È da circa 2 ore che ci stiamo lavorando su, penso, tra una bippa e l'altra. Sì. Io sempre mezza faccia e basta. Io non sono truccata. Non... Io no, io invece nemmeno. Cioè, lei è così che... naturale. Sì, sì. E niente, senza tanti preamboli, vi vogliamo lasciamo... dire per che cosa lo stiamo facendo, sì, oppure non facciamo. Ma lasciamo, sì. Allora, questo qui ci siamo esercitati per un cortometraggio. Vai, si rispiega meglio te che sono amici tuoi. Un cortometraggio che gireremo come si mi addolce. A giugno, o la terza, o la seconda o la terza settimana di giugno. E, un cortometraggio sugli zombie, e dove noi dovremo cercare 3 persone da zombie. Abbiamo provato a fare questa cosa. Ora sento che cosa ne dice il regista e poi semmai con i colori vi potete sbizzarrire voi come ci possiamo sbizzarrire anche noi. Sicuramente lo faremo molto più chiaro. Sì, questo sì. Sì, sì, decisamente. E non vi preoccupate se il video è molto lungo, perché alla fine ci metterò tipo 10 minuti di immagine ferma, perché voglio quel cacchio di ferma immagine. Fottutissimo YouTube. Buona visione. Ciao. Che bello. Allora, questa è carta igienica, fatta a pezzetti, di 3 varie dimensioni. E la carta igienica, mi raccomando, senza disegni come questa. Poi ci serviranno acrilici, verde, marrone scuro e un marrone terra di Siena bruciata. Non è bruciata. Ma rosso no? No, rosso no. No. Usiamo gli ombretti rossi e l'ombretto nero, che ora non ho preparato, ma sono nella... palette, senza là glitter, in mezzo al disordine. Guardate com'è bella ordinata la mia scrivania, soprattutto. E questi bicchierini ci serviranno per acquarellare gli acrilici, perché non andremo a usarli direttamente in questo modo. Vinavil, insomma, colla liquida. iPhone. Niente, quello non è niente. Iniziamo. Allora, e i pennelli, forse. I pennelli, sì, ma quelli li userò mano a mano. Allora, questo qua... fammi tirarmi uno sto cavo, che sennò volante ragni cosa. Allora, questo qua è un pennello da pittura, infatti è duro come la morte. Ce l'ho anch'io. Allora, prendiamo il Vinavil. Ora vi faccio vedere passaggio per passaggio, poi verrà tutto magicamente velocizzato. Iniziamo dalla guancia. Iniziamo dalla guancia. Forse. Ho detto iniziamo dalla guancia, scusate. Prova, io intanto guardo che c'ha questo qui che non va. La 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 la. Mettici la cosa delle comiche qui. Sì, vai. Ok, questo viene. Allora. Cercando di non fare... la mettiamo così sulla guancia. Poi prendiamo il pezzettino di carta igienica un po' più grande. Ma un velo solo o tutti i veli? No, tutti i veli. Intanto che la Serena cerca di aprire il Vinavil e guardare questi bei rumori. No. Quanto pizzica questo pennello? Da 1 a 1000? 15 miliardi. Ok. Magari se eviti di guastarmela addosso. Ma scusa, e noi come possiamo risolvere la faccenda dei tubetti di Vinavil? E dicevo quello grasso grosso, ma non c'ha il beccuccio. Sì, intinto fa pennello. Ma sì. Non si apri. Ah, soprattutto ricordatevi una cosa brutta, che finito questo trucco avete la crema. La pelle disidratata, ma io molto. Sì. La Serena è contenta perché tanto c'è la grassa, quindi... parliamo dei problemi della pelle della Serena. Ah, quindi prima si incolla tutta di sotto, giusto? Cerco di far riepilogo io intanto, perché la devo fare anch'io questa cosa, un giorno. Poi vi spiegheremo per cosa. Lo spiegheremo nell'intro, dai. Vai. Così iniziano già preparate.
Ok, in questo modo vedete che è sempre un po' increspata in modo da dare tipo l'idea di pelle squacquerata, Morta. in putrefazione. E qua appiattiamo i bordi, perché poi dopo procederemo con... Viva le parole! Non mi si apre! Ok. Continuiamo così. Ho messo un po' di colla nel dito. Per fare questa operazione con la colla vi consiglio di prendere. Fortuna che non l'ho riempiti d'acqua, ho detto aspettiamo tante volte qualcuno avesse fatto una sdattata. Brava. Non tira manco niente. No, no, no. Per ora no. Aspetta Guarda, che increspare un asciughi. pochino anche qui. Sennò Sì. sembra molto troppo, è molto troppo piatta. E ora, ragazzi, si continua in questa maniera. Passiamo un'altra volta, mentre la Serena lavora la sua mano, guardate carina che sta venendo, ripassiamo un'altra volta con uno strato di Vinavil, ora tanto non vi faccio vedere, lo passo sopra normalmente, e Vai. poi e poi lasciamo asciugare per, Per penso, boh, ve lo diciamo dopo. un quarto d'ora, 20 minuti dovrebbero bastare sicuramente, forse. Sono passati 20 minuti. Morendo. Beh, sei sempre lo spirito giusto. Cervello. Allora prendiamo Cervello. Ah, un acrilico basta. verde, questo qui è abbastanza Verde scuro. morto. Io intanto ho fatto la mano, eh. Guardate che... Ma brava la nostra Sherry! Poi prendiamo un bicchiere con l'acqua. Oh, vasellina, giusto? Ricordiamo agli Sì, amici che... quando lo faremo seriamente lo faremo con la Con la vasellina. E vasellina. E ora... riempiamo l'acqua. Verde. Scusa, eh. Scusa, no! Faccio da sola, verde. E poi faremo per le altre cose. Deve essere vagamente verde. E iniziamo ad applicarlo sulla faccia. Io che a picchiettarlo sulla faccia più che altro. Magari se Sì. eviti di bagnarmi, sai com'è. Dai, sei ribagnata, sei rifortunata. Capito? Ma aspetta, mi avvicino. No, se mi avvicino va bene? Sì. Sì. Io ragazzi velocizzo, eh.
Ragazze, cambio di programma, niente acqua, direttamente con gli acrilici. E via, a Così. bestia. Midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be bound without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. Lasciamo asciugare anche il colore e poi dopo andremo a fare gli ultimi ritocchi, occhi, labbra e varie spappolature della pelle. Adesso prendiamo uno stecchino da spiedino e glielo infiliamo negli occhi così sta un po' e rompiamo qua da parte. Non è che sia proprio tanto asciutto. Anche un po' qua. Faccio vedere come rompe. Sì. E poi prendiamo. No, ho sporcato la palette. Scusate, eh. Sorvoliamo sulla mamma che sta facendo le pulizie di Pasqua e prendiamo un ombretto rosso e ne mettiamo un po' qua. Tanto non ci abbiamo messo nulla, no? No, no. Ora io volevo evitare. Vado di dita. Ancora è un po' troppo bagnato, eh. Sarebbe meglio, ragazzi, niente, lasciamo asciugare un altro po' finché non sia completamente asciutto. Aiuto, tanto la Serena aiuto, è felice. Aiuto, mano, aiuto. Abbiamo dato una rapida asciugata con il fono. Consigliamo a tutti di farlo. E vado a prendere... Cioè, voi non vi riuscirete più a parlare se non così. Aspetta, già mi c'ho la testa mozzata. Aspetta. No, vabbè, non importa. Sto con la testa molto. Ok, così. Ed andiamo a applicare un po' di rosso qua. E anche qua. Questi buchi li ho aperti quando era ancora fresca e poi dopo ho asciugato, eh. Diamo una passata di rosso un po' così, a culo. Si può dire a culo? Oh, non ci bippa nessuno, non ti preoccupare. Allora, facendola ci siamo accorte che ci sarebbe bisogno di colori più chiari. Sì. Tipo un verde non pisello. Un verde non morto. Fluo. Non morto come questo. Però nemmeno acceso. Un verde normale. Forse questo. Un verde bianco bene. Come. No. No, questo è un po' troppo fluo. Un verde bianco. Chi mi ha capito metta mi piace, chi non mi ha capito lo metta lo stesso. E la mano invece l'ho lasciata leggermente bianca. Attenta l'acqua. Attenta l'acqua. Vedi? Vedi, vedete? Una colorata però un po' è bianca perché comunque dà il senso di morto. Sì. Ci credono secondo te? Sì, sì. Cosa fai ora? Niente, stavo pulendo il pennello. Ma un po' di rosso prendiamo... intorno alla bocca, no? Poi prendiamo... un ombretto fottutissimami, un ombretto nero, no shimmer. Oddio. Shimmer no no no, niente shimmer, sei un cadavere mica, o t'hanno fatto cadavere mentre eri in discoteca. Ah, ho scrocchiato e lo andiamo a mettere qua. Ma oh, sì, chiudi occhio,
dite ragazze, si velocizza, vero? The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Come avete visto, abbiamo ripassato con un verde più chiaro, questo qua, però è un po' fluo, quindi messo sopra così molto leggero, aggiungendo un po' di questo verde smorto, ha dato un effetto migliore. E adesso continuiamo facendo la bocca. Ok, questo è il look finito, ora vi lascerò a un po' di foto. Nel frattempo mi si è spappolato un ombretto, facciamo finta di niente, continuiamo a sorridere. E sorridere, è bello. La Serena si è fatta l'iniezione di botulino. È bello. Più o meno la sensazione è quella e ora... Maiascola. Maiascola soprattutto. Per non dire parolacce, dato che mi bippi sempre. Non ti bippo, non t'ho mai bippato. Ferma lì! Ma faceva pelle morta. Ti faccio morta davvero, eh! È bello! È vabbè. Bello! Ciao, ciao. Vieni qui a salutare. Dai, mi hanno già messo nell'introduzione. Dai, resto io così con... È bello! Ciao! Ciao.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be bound without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Thank you.
Yeah.
at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be bound without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha